Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi. Come di consueto salutiamo la regia, quest'oggi è con noi Ugo Moreno. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Ciao e grazie a voi. Al quale passerò tra brevissimo la linea per i saluti al network e diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio, Pietro Orsatti, voce e nome già conosciuta agli ascoltatori di Radio Saiuz. Ciao Pietro. Pietro. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora, ultima fatica letteraria, Il bandito della guerra fredda, dagli archivi ritrovati la ricostruzione della storia di Salvatore Giuliano e di Portella della Ginestra, il peccato originale della Repubblica, edito da Imprimatur. Non possiamo però non ricordare che Pietro Orsatti è anche autore del libro Roma brucia, un'ampia letteratura è dedicato a Roma, Pietro. Sì, anche il precedente grande raccordo criminale con Floriana Buffon. Esattamente. Sì, diciamo che nonostante la mia nascita ferrarese, sono cresciuto a Roma e ho vissuto nella periferia romana. Mi sembrava arrivato oltre, praticamente a 50 anni, a non aver mai scritto su Roma. Ho cominciato a scrivere in maniera selettiva e documentata, applicando i metodi che ho utilizzato facendo inchiesta in mezzo mondo sulla mia città, avevo evitato, devo dire, per molti anni. E da lì sono usciti questi due libri e anche un lavoro precedente sulla meravigliosa era alemanna che ha aperto le porte letteralmente al più grande banchetto che si sia mai visto. Cioè diciamo che su Roma c'è stato un grande sacco negli anni 50 e poi c'è stato un grande sacco nei 5 anni di amministrazione Alemanno, che sicuramente ha accelerato e consolidato quel potere criminale, affaristico criminale, che si stava ricreando a Roma dopo anni di discreta amministrazione, non diciamo buona amministrazione, di discreta amministrazione del centro-sinistra. E tutto quello che tu dici si vede benissimo nell'immagine della città che sta davvero con molta, molta fatica tentando di risollevarsi. Ed è un'impresa molto difficile, come molto difficile sarà l'amministrazione del famoso decimo municipio, Pietro, Sì. del quale abbiamo parlato già un paio di puntate fa. Eravamo freschi di amministrative, per cui si commentava un primo dato parziale, perché poi si è visto il ballottaggio del 12 di novembre con la vittoria della candidata Grillina. Quindi cerchiamo un po' di capire questa sera con te. Sì. Davvero abbiamo scoperto oggi che Ostia è pervasa completamente in tutte le sue attività, in tutta la sua esistenza dalla criminalità organizzata. Oggi si parla con molta scioltezza di mafia. E cercheremo anche un po' di capire le sorti della nostra capitale, che mi sembra di poter dire riflette quelle di tutto il paese, quindi mi sembra un parallelismo possibile questo. Però Certo. io adesso passo rapidamente la linea a Ugo per i saluti al network, poi torniamo in studio con Pietro Orsatti. Prego, Ugo. Ti ringrazio Antonella. Come sempre voglio ricordare le varie web radio che collaborano già da diverso tempo con Radio Saiuz. Oltre alle due radio storiche che sono Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, ci sono Radio Favaro Veneto, Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può seguire sulla nostra web TV al sito di radiosaiuz.it e ovviamente anche su Facebook, dove in entrambi i casi le chat sono aperte e io raccomando e consiglio sempre di scriverci. Inoltre, già da diversi tempo abbiamo istituito il numero telefonico allo 0422 16 26 622. Ripeto il numero 0422 16 26 622. Con questo è tutto, ti ripasso la linea. Grazie Ugo. Allora, speriamo di avere sempre la possibilità di rivolgere ai nostri ospiti le domande che voi ci farete tramite i tanti mezzi che Ugo vi ha appena elencato. Allora, torniamo con Pietro Orsatti nel nostro studio virtuale.
Accennavamo, Pietro, a quello che è stato il risultato definitivo delle elezioni che si sono tenute ad Ostia. E quello che vorremmo capire con te, discutendo in un secondo momento del dato strettamente politico, è se effettivamente abbiamo scoperto che oggi che Ostia è una parte importante del nostro paese, governata dalla criminalità organizzata definita mafia in questo caso, o se in effetti è sempre stato così ed è stato necessario un gesto eclatante come la rottura del naso di un cronista per riportare un po' all'attenzione di tutti quella gravissima situazione. Beh, in realtà quella Ostia che noi conosciamo è erede dell'Ostia che fotografarono Citti e Pasolini nel 70, nel film Ostia. Quindi non è che Ostia sia un luogo sconosciuto, che non fosse conosciuta il suo peso criminale, cioè negli anni della Banda Ramagliana, negli anni 70. E poi negli anni della Banda Ramagnana, quindi dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, cioè Ostia è sempre stato uno dei punti cruciali per le attività criminali, affaristico-criminali della capitale, proprio per la sua posizione geografica, Ostia è un posto di traffici da un lato e di facilità di riciclaggio attraverso il nero di attività turistiche anche low cost, cioè tipo la gestione degli stabilimenti balneari oppure le guide turistiche e così via. Poi Ostia è sempre stata, nonostante la sua origine, molto, molto di sinistra, cioè nasceva, cioè in realtà Ostia viene, la bonifica viene fatta dai romagnoli, era una colonia romagnola, infatti Ostia Antica, la strada principale di Ostia si chiama Via dei Romagnoli, era una bonifica, come Sabaudia, eccetera, quindi aveva teoricamente un legame forte con il regime fascista, in realtà aveva un legame forte con la sinistra comunista. E c'è cioè la storia di Ostia Antica, di tutta l'opposizione storica di quell'area, che è stata una delle epopee diciamo, della resistenza antifascista a Roma. E non è un caso che è stato dato fuoco il circolo storico, circolo storico, sede storica del Partito Comunista di Ostia Antica, che era proprio. Che ora è diventato circolo del PD come sede, che è stato sempre un simbolo della sinistra ostiense. Lì la questione è che la presenza criminale è ormai quarantennale, in termini di organizzazioni anche di peso internazionale, come Caruana Contrera, che sono rappresentate dalla famiglia Triassi, che in realtà sono i luogotenenti della famiglia Caruana Contrera, che è una delle famiglie più pericolose a livello internazionale per il traffico internazionale di stupefacenti, già dagli anni 70. E loro sono arrivati negli anni 70 lì. Hanno preso quella zona perché ci stava un aeroporto, ci stavano due porti vicini e poi ne è stato fatto un terzo. Proprio a Ostia, il porto turistico di Ostia, e c'era anche l'incrocio, la vicinanza con la zona di Tor Vaianica e quindi con la Pontina e quindi con il collegamento direttamente con la Campania attraverso la via Pontina e la via Appia, che è parallela alla Pontina di pochi chilometri. Ed è sempre stato un portale di Roma, un ingresso di Roma, uno specchio di Roma in qualche maniera. Il problema è che noi stiamo fotografando Ostia, adesso emerge Ostia, ma in realtà ci sono situazioni addirittura in termini criminali più preoccupanti nella capitale, tipo la zona di San Basilio, per non parlare di Tor Bella Monaca, per non parlare della zona di Bastoggi, delle zone. Dentro e fuori o a ridosso del raccordo anulare nella zona della Romanina, dove ad esempio c'è la famiglia, come
collegata agli Spada di Casa Monica. Cioè, queste sono quello che noi vediamo è la dimostrazione, l'incapacità dopo quasi 2 anni, cioè dopo 2 anni di commissariamento per mafia di un pezzo di una città, cioè già siamo arrivati al paradosso che invece di commissariare Roma hanno commissariato un quartiere, Sì. cioè che questo già vi dà l'idea di quanto fosse difficile in termini politici affrontare la questione, di quanto sia stata ipocrita la scelta che è stata fatta, dove di fatto per 2 anni non è successo nulla. E infatti sì, le famiglie si sono assolutamente, lo dimostra anche l'atteggiamento di grande arroganza, nonostante un processo con condanne molto pesanti e col riconoscimento dell'aggravante mafiosa per alcuni degli elementi di Spada, l'arroganza evidente del clan Spada sul territorio di Ostia, la storia famosa della capocciata, il rapporto con Casa Pound e così via. Però lì la questione è che è antica, molto antica ed è molto non solo romana. Cioè, oltre ai Triassi, lì troviamo la Camorra, troviamo alcune tracce di 'Ndrangheta, la banda ramagnana c'è sempre stata, ci sono le mafie straniere che stanno controllando alcuni settori. C'è una situazione criminale assolutamente esplosiva, Certo. esplosiva, e c'è un'incapacità da parte della pubblica amministrazione, cioè della politica, di affrontare la situazione, che è veramente molto grave. E questo in qualche modo accomuna tutte le amministrazioni. Alcune hanno più responsabilità perché di fatto l'hanno consentito. Si sono proprio bendati gli occhi. Perché avvenisse questa situazione. Però lì è una situazione che francamente la vedo molto difficile. Cioè, è come affrontare una situazione di avere cioè il paragone che ha fatto con Casal di Principe, non tanto con Corleone, ma con Casal di Principe o con Scampia, fatto da Saviano, non è molto lontano dalla realtà che si vive in alcune zone di quel quadrante della città, eh? Non è molto lontano. Pietro, scusa, ma a questo punto diciamo che un'interpretazione un po' diversa di quella che esprime il voto in questo municipio potrebbe anche essere quella diciamo, di individuare una stanchezza da parte dell'elettorato perché non crede più né a destra né a sinistra. Quei pochi che continuano a votare scelgono 5 Stelle ed è Qui quello attenzione che. sul ballottaggio, lo spostamento su quei seggi controllati dagli Spada è evidente, eh? Non sono andati al centro-destra quei voti. Ma anche perché c'è una, diciamo, una situazione ormai stantia, ma non solo ad Ostia, diciamo, nella quale credo l'elettorato c'entri poco. La gente si è accorta che non può fare nulla, o perlomeno il voto, comunque sia, o da un lato o dall'altro, è un voto che va nella corruzione. È una struttura che non riesce a liberarsi di una delinquenza che addirittura propone ogni volta i propri voti per l'elettore o l'elettorato, diciamo, più comodo, per il politico più comodo. Questa è l'unica, cioè qui non vota più nessuno, insomma, qui stanno i delinquenti che si scelgono il politico e lo votano. I poveretti che vanno ancora a votare votano magari una forza nuova. Questa potrebbe essere, secondo te, un'interpretazione? No, non è un'interpretazione, sì, è un'interpretazione, ma non corrisponde a quello che è stata la risposta in un altro anno drammatico della capitale, in cui c'era l'intera amministrazione comunale agli arresti, l'intera classe imprenditoriali, palazzinari, eccetera, sotto inchiesta. Era il 93 e c'era la Mani Pulite romana. Ma Cioè, lì quella roba lì, cioè, la politica è stata la risposta. certo, Ovvero un'amministrazione, i primi 4 anni di Rutelli furono meravigliosi, io lo dico, sono stato molto critico con Rutelli poi successivamente e sono stato critico
anche prima, cioè nel senso che io ci ho anche avuto a che fare perché comunque venivo dai movimenti ecopacifisti, quindi la presenza e l'ingerenza radicali dell'area Rutelli in quel movimento non erano una robina leggera, parliamoci chiaro. Però lì la questione è che comunque lui riuscì a mettere il meglio della città in campo. Cioè c'era la squadra di Rutelli che faceva paura, cioè, parliamo di Docci, cioè, veramente hanno fatto una grande operazione. E in 4 anni i risultati ci furono e furono concreti. Il problema è un altro, che adesso qui ormai la politica è talmente tanto bistrattata, talmente tanto ritenuta una cosa sporca. Che chi si candida, eccetera, di solito è una persona assolutamente, sono persone assolutamente incompetenti. Parliamo, cioè, no, io non parlo, cioè, posso pure fare tutte le dietrologie che volete, ma di un'incompetenza terrificante. Cioè, non sanno di che parlano, non sanno proprio le minime, regole, le norme nazionali, le norme comunali, non hanno conoscenza di nulla. Della storia della città, ma anche della storia del paese, cioè nel senso che hanno riscritto attraverso un processo di lavaggio del cervello, in martellamenti sui social network e sulle fake news, attraverso le fake news, in cui praticamente l'Italia è nata da una palude il giorno in cui c'è stato il Vaffa Day. Cioè, parliamoci chiaro, questa gente qua, quando arriva lì, non sa un cazzo, scusate i termini, però certe Certo, volte, cioè va che tu benissimo. vai a affrontare una roba del genere, cioè con un debito pubblico di quel genere, con un piano regolatore che appena è stato approvato e già faceva schifo, è stato riempito di varianti che voi non vi potete rendere conto, con una situazione sociale pazzesca, ci sono migliaia, ma io sto parlando non di poche migliaia, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che vivono per strada a Roma e non sono solo stranieri, sono tantissimi Quando, italiani. scusa Pietro, quando tu parli di alcune amministrazioni che hanno fatto il loro dovere e lo hanno fatto bene, adesso non faccio nomi, non è il Allora, caso. Si fanno. Sì, La prima Rutelli è stata eccezionale. va bene, facciamo il nome. Ma a questo punto io mi chiedo, ma fare una buona amministrazione significa eliminare i problemi, non diciamo silenziarli, Affrontarli, si non risolvono eliminarli, affrontarli, basterebbe affrontarli. certo. Affrontarli ma anche eliminarli, ma quando i problemi vengono, diciamo così, silenziati, perché poi magari riappaiono più forti di prima all'amministrazione nella gestione successiva, credo che questo non possa essere definito una buona gestione politica. I Tu problemi quali sono? stai descrivendo esattamente una fake news, cioè copro la realtà con altri problemi. Cioè, ad esempio, prendersela tutta col PD, io me la sono presa, ci ho scritto due libri, li ho massacrati quelli del No, PD, non parlo di. perché Chiedo scusa Pietro, non parlo di partiti, perché è l'uomo credo che faccia il partito, e non il contrario. Parlo di uomini, di persone, cui tu dicevi molto bene prima, la gran parte di questi sono persone ignoranti, figurarsi se possiamo parlare di inquinamento ambientale, con gente che non sa manco che cos'è la falda. Quindi è importante sapere, ecco, quindi voglio dire, io parlo soprattutto di, diciamo, consapevolezza di problemi che dovrebbero essere affrontati alla radice, ma che è difficile che ci sia qualche politico che abbia voglia di farlo. Io credo che il progetto di fare la lotta alla mafia, alla malavita, non appartenga a nessun programma politico, o Ma sbaglio? questa, attenzione, guarda che qui non stiamo parlando di mafia, cioè io parlo di sistema. Questo è un sistema radicato. Cioè, come ad esempio parliamo adesso di Cosa Nostra o dell''Ndrangheta, sono sistemi, non sono più soltanto criminalità organizzata. Quando tu hai quelle masse di denaro e una politica debole perché comunque è fatta o da gente incompetente o da corrotti. Cioè, a un certo punto, oppure da presuntuosi di ogni genere e risma, perché cioè, veramente sto vedendo la qualità della classe politica attuale è C'è di veramente tutto. miserevole, proprio anche in termini culturali,
Non è soltanto sbagliare il congiuntivo per fare che sono vicino al popolo, qui c'è veramente gente che non sa né leggere né scrivere e che si candida a governare una città, un paese, cioè, siamo proprio a livelli assolutamente. Ma io sto, qui non parlo solo dei 5 Stelle, perché cioè, è evidente che ad esempio il gruppo renziano non è che sia al massimo in termini di formazione culturale e Vabbè. formazione politica, cioè nel senso che si muovono a strappi anche loro, cioè ormai tutti imitano tutti in questa corsa al suicidio, perché questo è un suicidio. Cioè, parliamoci chiaro, Roma dovrebbe essere fallita e con i libri in Ecco, benissimo, scusami se ti interrompo, almeno ma 6 mesi. Pietro, fermiamoci un attimo qui. Hai detto una cosa, secondo me, importantissima. Roma dovrebbe essere fallita, benissimo. Allora, io mi chiedo e chiedo a te e ai nostri ascoltatori, un governo che ha gestito un paese, un territorio, una nazione, quello che vogliamo, creando, diciamo, situazioni, di carenze di ogni tipo, strutturali, organiche, come vogliamo definirle, peggiorando una situazione, per quella che hanno trovato loro, l'hanno resa peggiore. Allora, questo governo che ha creato e sta creando tutto questo, secondo te ha interesse a tornare a governare? O è come un, non so, qualcuno che dice io prendo, acchiappo e scappo? Allora, qui bisogna però fare un discorso storico. Allora, noi, e ancora non è finita, perché tra l'altro ancora non è finita, ormai è evidente che ancora non è finita, noi abbiamo passato 20 anni sotto Berlusconi, ok? In un modo o nell'altro, perché se voi andate a vedere poi il numero di anni che ha governato Prodi, sono quattro, poco meno di quattro, neanche quattro. Le responsabilità sono del centrodestra di questa situazione, che è nazionale. Dove ha governato bene il centrosinistra e aveva una base elettorale e meno ricattabilità, come può averla ad esempio la capitale, che ha una necessità strutturale, ma anche etica, di avere finanziamenti diversi di, che ne so, Matera, ok? Sia per le dimensioni, sia perché rappresenta il paese. Ma tu stai mandando, cioè questi qua, cioè questi che sono arrivati adesso, come dico, non sanno né leggere né scrivere, non sto parlando di 5 Stelle, sto parlando dell'intera classe politica, cioè questi giovanotti allo sbaraglio, che sono molto simili a quelli che i boccognani allo sbaraglio che stanno facendo disastri nelle imprese italiane. Ok? Cioè sono esattamente lo specchio di quella parte che sta devastando le imprese italiane e la qualità dei prodotti italiani. Questi qui non sanno proprio che è la politica. Loro vivono per un tweet, per riuscire a beccare quel giro di potere, per farsi gli affari con le banche, con le finanziarie, con le imprese, perché se il PD c'ha rapporti con le banche, ci stanno invece quei grillini che hanno rapporti con una serie di imprese e casomai col settore high tech, ci sono quegli altri che fanno le operazioni più tradizionali col cemento, cioè nel senso stiamo parlando di una classe politica devastata, con tutta una parte che si è assolutamente dimenticata, cioè diciamo quelli di più âgé di questa classe politica, che si è totalmente dimenticata di quello che hanno fatto dopo quella doppia botta, stragi, Tangentopoli. Cioè quella roba lì è stata cancellata. Quella roba lì ormai è diventata i libri di storia. Sì, ci stava Travaglio davanti al tribunale. Capito? Cioè, nel senso, non c'è più, non c'è più questa roba qui. E oltretutto, fra l'altro, c'è anche questa ricerca di dire bisogna fare la lotta alla criminalità, eccetera, perdendo il valore sociale della lotta alla mafia, che è una delle cose fondamentali. Perché se tu fai soltanto un'opera giudiziaria, tu prendi pezzi e intanto gli affari li fa chi non delinque in maniera evidente. E sono quelli che poi gestiscono i veri traffici. Cioè, quando tu colpisci la parte militare di un'organizzazione criminale, tu colpisci il segmento più debole e raggiungibile.
Bene, tu fai una distinzione fra destra e sinistra, non so se è possibile ancora farlo, meno male che gli emisferi sono solo due No, e ci esiste ancora, soltanto che la gente ancora non l'ha capito. allora diciamo c'è questa situazione bancaria dove sono spariti un bel po' di miliardi, gente che è stata ridotta all'asta. Credo che non sia un'operazione fatta solo da alcune persone appartenenti a un certo, diciamo, No, credo. ci hanno messo le mani tutti lì. E E lì allora diciamo che la trasformazione genetica del PD è avvenuta in quel momento. ecco, E quando capito? c'è stato l'ingresso all'interno delle finanze in maniera pesante, già c'era stato attraverso l'Unipol da una parte, attraverso le grandi cooperative e così via. Ma al momento in cui tu determini, perché c'è la normativa che te lo consente, di entrare dentro le fondazioni bancarie, tu come politico lì determini addirittura la normale amministrazione delle banche, a quel punto tu hai un potere terrificante e quindi esce fuori Fassino che dice la nostra banca. Cioè, quelle sono le cose che su cui è gioco facile poi i 5 Stelle. Cioè, questi qua hanno avuto la trasformazione genetica. Ci sono personaggi che erano, sai, bravi una volta si diceva, quello è un compagno di quelli seri, eccetera, tutto d'un pezzo. Sì. E si è sbragato completamente per stare dietro agli affari, agli appalti, eccetera. Cioè, è successo qualcosa. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo buttato destra e sinistra nel water, quindi non tanto le ideologie, ma le idee di destra e di sinistra, in particolare quelle di sinistra, perché quelle di destra sopravvivono nelle peggiori paludi, ma quelle di sinistra ho l'impressione che abbiano un'incapacità a capire come si sopravvive senza doversi per forza trasformare in un'altra destra camuffata. Però lì è successo l'ira di Dio, cioè, nel senso, cioè, è ovvio che il PD, ma cioè, guardate, cioè, non c'è più un ex DS, un ex PC all'interno del PD. Cioè, ci è rimasto Fassina, ma perché è confuso, però Fassino, o Cuperlo, perché non so, cioè, nel senso, Cuperlo, cioè, poi chi altri? Chi altri? Cioè, pochissimi, sono tutti fuori. È tutta Democrazia Cristiana il PD, cioè, ormai. E ricordiamoci che l'obiettivo colpito e affondato da Mani Pulite si chiamava il CAF, Craxi Andreotti Forlani, in cui la componente minoritaria era Craxi. Cioè, parliamoci chiaro, cioè, nel senso che Va questa bene, roba. ma quella DC, quella che grazie ai finanziamenti avuti, eccetera, è riuscita a tenere in vita un popolo che era, diciamo, doveva risorgere dopo la guerra, in parte cercava di pensare non solo ai propri affari, ma anche a quello dei, diciamo, dei cittadini, insomma, C'era avevano una parte sociale, una certo che parte c'era una sociale, parte c'era. sociale. Adesso abbiamo un disinteresse totale. E credo che, diciamo, collocare la corruzione e il malaffare all'interno di una sola, diciamo, faida, sia, credo possa ritenersi Però riduttivo. storicamente, cioè te lo dico, fino a poco tempo fa, storicamente i rapporti fra criminalità organizzata e politica erano monodirezionali. C'era qualche socialista, ci stavano un pezzo dei repubblicani siciliani, eccetera, settori dell'estrema destra con cui facevano operazioni anche eversive e terroristiche, cioè proprio fatti di sangue, e poi ci stava la Democrazia Cristiana, cioè Salvo Lima e Ciancimino, non è che escono fuori da chissà che cosa, Giulio Andreotti con quel processo, con quella prescrizione. Erano i politici di allora. Cioè, siamo Se nelle fosse Marche, io stato, adesso sono nelle Marche, allora scusami Pietro, viene fuori un'altra domanda. Ma scusatemi, ma questi partiti, al di là cioè, che governano alternandosi destra e sinistra, e perché non sono riusciti, quando va un partito o un gruppo politico che ha, diciamo, capacità, che ha competenza, che ha uomini validi, perché non riesce a, diciamo, riconquistare tutte le situazioni perse o comunque mai conquistate dagli altri. Qui ogni volta che va al governo qualcuno sembra che si vada peggio rispetto a prima. Allora, Ah, qual è certo. dov'è il cambio? Dov'è la modifica? Il Dov'è? problema sono gli italiani, cioè poi alla fine è quella la questione, cioè il problema sono gli italiani, Dalla domanda perché che ci poniamo è questa, allora, se all'interno di una compagine politica, che sia quella comunale, provinciale, nazionale, regionale, quello che vogliamo,
ci sono i meccanismi, non solo, correggimi se sbaglio, ci sono i meccanismi non solo di controllo, ma anche di gestione. Una situazione deficitaria che viene Assolutamente. manifestata quando va quando va al comune una forza di opposizione o di altra natura, per scoprire che c'è un debito con l'azienda di trasporti che è un debito mastodontico, credo che non si sia creato da un giorno all'altro. Nel momento in cui si creava questo debito, tutte quelle strutture di controllo che ogni amministrazione dovrebbe avere, dovrebbe possedere, dove erano? Le opposizioni all'interno di quella compagine, che ha il dovere, diritto dovere di contestare, ma anche di controllare l'operato di chi governa, dove erano? Allora, io adesso ti rispondo in una maniera molto semplice. C'è una linea, se vai su internet la trovi, se ve la andate a cercare, le vedete il cronologico della crescita o della decrescita del debito pubblico in Italia. E scoprite una cosa, che il debito pubblico è sempre salito, meno in 4 anni. Indovinate quali 4 anni? Dove ha governato a livello nazionale il centro-sinistra, i 4 anni di Prodi. Cioè, le uniche riduzioni, gli unici blocchi che sono stati dati alla crescita del debito pubblico, che è quello che ci soffoca, sono avvenuti in quegli anni. Ma Uno. scusami se ti interrompo, No, Pietro. no, no, aspetta, ti do un'altra Il informazione. debito pubblico che significa? Cioè io posso anche ridurre le spese. Attenzione, attenzione, adesso ci arrivo. La cosa è molto semplice. La questione è perché avevamo quel debito pubblico? Perché avevamo un'attività clientelare. La politica si finanziava il proprio consenso attraverso il regalo di appalti, subappalti, posti di lavoro. Ci stanno intere generazioni a Roma, guarda, cioè, nei ministeri, tu sai, quelli assunti, c'è un'intera provincia di Frosinone che praticamente lavora in alcuni ministeri. Perché? Perché quello era il bacino di voti di Andreotti. Cioè 200.000 preferenze c'aveva, cioè secondo te 200.000 preferenze come le aveva? Coi posti di lavoro e quindi creando continuamente debito pubblico, in maniera tale che lo Stato era una cassa per il consenso alla politica. Questo è stato, ed è stato Capisco. consentito sul piano internazionale, te lo dico brutalmente, perché? Perché c'era la guerra fredda e quindi la sinistra non poteva andare al governo. Ok? E neanche l'estrema destra. E quindi lì ci stava quest'area centrista che regalava, 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 regalava per avere consenso. E alla fine tu ti ritrovi che c'è un debito pubblico di questo genere, ma c'è anche una cultura che si è formata in tutti questi anni, ovvero che ti è dovuto avere, cioè il politico ti deve dare qualcosa. E Quindi vuoi quindi dire che il quando. debito pubblico è dato dalle assunzioni forsennate Ma o non, dalle cioè, spese, io ti dico, ma non sto parlando solo delle assunzioni. Quando tu fai le privatizzazioni delle imprese di Stato, prima fai delle imprese di Stato che sono delle casse dove rovesciare denaro, poi fai delle privatizzazioni che sono letteralmente dei regali all'impresa privata. E butti i soldi a livelli terrificanti. Cioè, è strutturale ormai la situazione. La questione è che tu dovresti avere la capacità di convincere gli italiani che hai bisogno di 10 anni di lacrime e sangue, ma non lacrime e sangue dalla crisi economica internazionale, lacrime e sangue perché altrimenti noi la crisi economica internazionale la continueremo a vivere. Ed è chiaramente, cioè le mafie poi hanno questo sviluppo e questa capacità di penetrazione, tipo in Emilia, tipo in Friuli, tipo adesso anche qui nelle Marche, ci sono, io sono nelle Marche in questi giorni, delle penetrazioni, come è avvenuto a Roma, come è avvenuto ovunque, in Lombardia, Liguria, Piemonte, cioè ovunque. Perché? Perché è la capacità che gli unici che hanno soldi e che continuano a elargire soldi sono loro. Ma c'è qualche osservatore, magari, che si interessa di geopolitica, forse sarebbe meglio dire ecopolitica, Ma che figurati, cioè, pensa. noi No, non leggiamo, e questo è il problema che fra l'altro, cioè, lo specchio della voglio politica è lo dire. specchio dell'editoria, cioè, la gente non legge e vota a cazzo, Ma. perché non si informa. Però questo è un altro discorso. No, ma io faccio una così, un'osservazione. Ad una persona competente, cioè io dico, uno Stato a cui sono stati tolti i riferimenti, uno Stato
che sforna persone ignoranti dall'università del territorio, uno Stato che consente diciamo, così, un fenomeno migratorio che al di là della solidarietà comunque non può essere gestito perché non abbiamo competenze e preparazione. Uno Stato che ha determinato lo sfilacciamento delle strutture più, diciamo, più cerniera, come una famiglia, ormai le famiglie classiche del nostro paese non ci sono più. Credo che abbia, diciamo, un indirizzo che venga dettato dall'esterno più che dall'interno, cioè diventa uno Stato debole, esattamente forse come vorrebbe qualcuno che sta fuori, dal nostro paese. Tu che ne Ma pensi? guarda, l'Italia ha la capacità di sopravvivere, cioè in realtà questa cosa io lo chiamo il familismo, cioè nel senso questa cosa del tengo famiglia, no? Quindi che va bene, accetti qualsiasi compromesso morale, etico, eccetera, perché devi piazzare tuo zio, c'è tuo cugino, c'è il figlio, questo e quest'altro. Da un lato abbiamo il dato proprio caratteriale di questo popolo, che è quello che comunque gli affari della mia cerchia ristretta sono fondamentali e la collettività, se la posso fottere, la fotto. Questo è proprio, cioè, nella storia italiana, cioè, vai a vedere dalle grandi famiglie imprenditoriali fino proprio alla vita del vicino di casa o anche delle nostre stesse famiglie, eccetera. Però questo avviene. Dall'altro lato, c'è stata la cosa che la meglio gioventù che negli anni 60 e 70 fece crescere, negli anni 50, 60 e 70 fece crescere questo paese a dismisura, anche oltre quello che poteva permettersi di crescere. La meglio gioventù adesso che cosa fa? Cioè, la nostra meglio gioventù è tutta all'estero, se ne va. Questo è un paese, cioè guarda, c'era un libro di Scarpinato, Saverio Lodato che intervistava Scarpinato, che si chiama Il ritorno del principe, che era terrificante lo scenario che facevano alla fine, ed è un libro di 12 anni fa, e che ti diceva, questo si ridurrà a essere un paese per camerieri e albergatori. Questo è quello che stiamo diventando. Questa è la questione, cioè. È ovvio che in una sorta di Singapore mezzo paradiso fiscale, come qualcuno vorrebbe farci diventare, come qualcuno ha cercato di farci diventare nel periodo del centrodestra, l'apertura dei casinò, eccetera. Ad esempio, su Ostia c'è tutta una storia su un casinò che stava per quasi cadere la giunta Alemanno perché lui voleva di tutti i costi farlo aprire. E c'erano alcuni settori della città, della sua amministrazione, diciamo, beh, insomma, cioè, un casinò in piena Ostia sarebbe stato straordinario. Era come veramente creare Las Vegas direttamente a Corleone invece di doverla fare nel deserto del Nevada. Ma quello è un altro discorso. Però lì la questione è tutta lì. Cioè, noi non stiamo investendo su quello dove dovremmo investire. Cioè, noi siamo l'unico paese che ha il minor ritorno dagli Erasmus. Abbiamo 80.000 persone che ogni anno, e sto parlando di laureati o comunque di persone con competenze specifiche, che se ne vanno. Cioè, queste sono le risorse che ti potrebbero rinnovare il paese. E se ne vanno. E non è che vanno perché sono contenti, cioè nel senso che loro comunque si sentono già cittadini di un'Europa che non è mai nata. Però questo è un altro discorso. Bisogna ringraziare l'assenza, la moneta unica, l'assenza dei controlli di frontiera e la Ryanair per questo tipo di filosofia, che è una filosofia, secondo me, splendida. Il problema è che non corrisponde poi alla realtà statuale, amministrativa e politica di questo continente. Però dall'altra parte ci sta la questione: che cosa rimane qua? Cioè, Allora, io, guarda, ti faccio un esempio di Roma, adesso te lo faccio proprio, questo riguarda proprio me personalmente. Questa mattina io ho abitato per anni in una zona di Roma, ho abitato quasi sempre in quella zona di Roma. Però per alcuni anni ho abitato a un incrocio di via Ambrosini, zona montagnola a Roma, è fra Leura, Tormarancio, San Paolo, comunque vicino a Cristoforo Colombo.
E c'è questo incrocio, periodicamente si apre una voragine. Di colpo crolla il manto stradale, rimane il bucone dentro, che ci entrano le macchine. Io ho visto una volta una macchina infilata dentro. Questa mattina si è riaperta. E c'è uno degli abitanti di Via Ambrosini che ha pubblicato su Facebook se è una cosa. È diventata una polemica terrificante, con una serie di fake news terrificanti che si sono attaccate da tutti quelli grillini di quel municipio, che praticamente è senza amministrazione, perché nessuno, cioè quel municipio è abbandonato a se stesso, uno dei municipi più incasinati di Roma, con la giunta più grillina, più definiamola così, surreale, che si sia insediata in quel territorio, nella capitale. Ma con una polemica allucinante, con delle disinformazioni assurde, cioè proprio, e con attacchi continui. Cioè, questo ormai è ridotto alla politica. Cioè, è diventato tutto la battuta e poi lo scazzo. Nessun dibattito, nessun progetto, eccetera. Guardate, sull'immigrazione, ad esempio, sull'immigrazione si dicono una serie di stupidaggini terrificanti. Perché non si sanno le cose, perché le cose non vengono narrate dalle fake news che vengono distribuite. Cioè, tipo che ad esempio il regolamento proposto da Minniti alle ONG, su cui c'è stato tutto il casino quest'estate, è inapplicabile per le regole internazionali a cui noi aderiamo e che vengono rispettate dalle forze dell'ordine, dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura, che sanno perfettamente quali sono i limiti legislativi. E Minniti se ne ha fatto una cosa di propaganda facendo un regolamento che nessuno. Infatti, le navi sono state ferme 2 o 3 giorni. E chi sta lavorando sul Mediterraneo con tutte le nazioni europee? Oggi ci sono stati davanti alla Grecia una serie di recuperi fatti dalle stesse navi che stanno dentro la nostra parte con le navi olandesi, eccetera. Che poi anche questo non viene detto. Sembra che siamo soltanto noi italiani che stiamo avendo questa cosa. Noi siamo uno dei punti di transito più importanti e non sappiamo gestire il transito. Poi abbiamo fatto un'altra cosa, che essendo noi dei Alle furbacchioni. confini però, No, ma noi siamo stati dei furbacchioni, perché questo governo, cioè il governo che ci ha preceduto, ha fatto un accordo con l'Europa e ha chiesto che tutte le navi arrivassero in Italia, perché Va bene, questo è su ogni l'accordo. sbarco prendeva piccioli e Va bene, c'era giusto. tutta una cosa di clientela legata all'assistenza di emergenza. Il CARA di Mineo, il CARA qua a Roma, eccetera, è tutto collegato all'enorme affare delle cooperative di CL e gli enormi affari di tutto il Certo, cooperativismo sociale finto, che era alimentata attraverso i soldi degli sbarchi. Cioè, Mafia Capitale, Buzzi, non avrebbe avuto quello spazio che aveva se non perché c'era questa cosa che gli consentiva di inserirsi e segmentarsi all'interno della spartizione romana. Ma lì, questa è la questione. Cioè, nel senso che in realtà l'abbiamo chiesto noi di essere in questa situazione. Ora non sappiamo gestirla. Perché? Perché è saltato. Come lo potremmo chiamare? Il welfare criminale di Buzzi e compagnia bella e le cooperative di CL del CARA di Mineo? Sì, è perché è zompato il welfare criminale gestito da organizzazioni tipo Mafia Capitale. Sì, è questo che è successo. Questa è la dimostrazione, per quello che dici, che la gestione della politica ormai è nelle mani della delinquenza organizzata. La politica non è in grado non solo di controllarla, ma è nelle mani della delinquenza. Credo Loro che sia determinano così. i flussi veri, la politica li interpreta e poi cerca di avere, come dicevo più volte, come dico da anni, si sono ribaltati i paradigmi, no? Il paradigma che in cui la mafia era parassitaria della politica, adesso è la politica che è parassitaria della mafia. Lo uso come paradosso, ovviamente, non è sempre così, grazie al cielo, però comunque la situazione è questa. Cioè anche il livello di penetrazione delle organizzazioni, ad esempio di ultradestra e di alcuni soggetti all'interno dei 5 Stelle, che comincia a essere evidente, fa capire che anche le nuove organizzazioni hanno gli stessi tipi di permeabilità. È facile entrarci. Tra l'altro, i regolamenti dei 5 Stelle sono molto meno rigidi dei regolamenti degli altri.
se non per la cosa non sei candidato, non ti devi essere candidato con qualcun altro e non devi essere con una condanna, ok? Sì. Per il resto può entrare chiunque. Ecco, alla luce di questa, diciamo, di questa valutazione, di questo studio, eccetera, che tu hai illustrato, quale potrebbe essere per te la soluzione perché questo Stato abbia un po' di aiuto, insomma, perlomeno indirizzato alla gente che ci crede ancora? C'è la cosa, c'è una provocazione di una persona che io gli tirerei le scarpe, perché tra l'altro era dalla mia parte politica, che è Bertinotti, che è quello che ha fatto una provocazione che nella suo snobismo assurdo però ha tirato fuori un'idea. Ha detto alla sinistra del PD salta un giro e li lascia scornare senza scuse questi blocchi di potere, perché questa roba non può reggere. Dopodiché intanto si riorganizza in termini proprio di persone, cioè lui si chiamava fuori, lui dice io ormai sono pensionato, però penso che potrebbe essere un'idea per il passaggio. Lasciare un giro significa lasciare i problemi agli altri, cioè loro si Sì, sono nel presi senso, ma poi la mando il diagnosi è sistema in quella, crisi, mando il scusami, sistema però totalmente in crisi. E il loro problema è... hanno preso tutto, hanno devastato, adesso c'è una situazione che nemmeno un secondo piano Marshall potrebbe aggiustarla, lasciamo queste castagne agli altri. Questa è la Questa è la cosa allucinante, la questione, le responsabilità di rifondazione di Bertinotti sono assolutamente minimali a confronto di quelle di alcune aree del PD oppure del centrodestra, perché ricordiamoci che cioè, noi veniamo da decenni e decenni di Silvio Berlusconi, Gasparri, Miccichè, ma cioè Dell'Utri, Previti. Vi rendete conto da che cosa veniamo? Cioè noi ce l'abbiamo dimenticato questa. È arrivato Grillo, tutti i problemi sono il PD. Ok? Posso pensare il peggio che posso pensare di Walter Veltroni, ma certo al confronto di un Previti o di un Dell'Utri, c'ho qualche problema a definirlo un criminale. Ma secondo te il passaggio delle consegne da un sistema binario, parliamo del terzo, chiamiamo così incomodo, cioè il passaggio delle consegne ai 5 Stelle potrebbe dare una scossa risolutiva ad alcuni di questi problemi? Se guardo Roma, no. Se guardo Pizzarotti, sì. Il problema è che Pizzarotti sta fuori. Cioè, nel senso che in alcune amministrazioni, guarda che ne conosco tanti di bravissime persone, che sono, però sono totalmente abbandonate a se stessi. Cioè, sembra che l'interesse principale, dei 5 Stelle sia l'acquisizione del potere per il potere, non per avere un progetto. Cioè, nel senso che continuano ad attaccare su 2.400 cose, eccetera, eccetera, eccetera. Però io ho fatto queste settimane scorse, quando sono stato in Sicilia per seguire il voto, quando mi sono andato a fare quello che tutti i cronisti si scordano di andare a fare, andare a vedere i flussi di voto delle preferenze, ho scoperto che c'erano gli stessi identici meccanismi sulle preferenze, in termini numerici, in termini statistico-numerici, del PD o di Forza Italia. Cioè, anche loro sono partiti con tutta la questione delle preferenze, dei gruppi di potere, i comuni, eccetera, eccetera. E in Sicilia, in particolare, i voti hanno come si dice, una contropartita immediata. Cioè, non è Certo, che si certo. ottengono, e ti dico, in posti tipo paesini, lì incontri ci sono 450 abitanti e vedi 130 preferenze per uno che non è neanche di quel paese. Quindi qualcosa è stato garantito lì, che casomai è il favore, eccetera, eccetera. Il problema è questo, il favore, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questa è la cosa. Quindi il movimento grillino potrebbe essere quello di 5 Stelle, diciamo così, un contenitore costruito a livello internazionale per mantenere ferma la protesta e poterla gestire. Questo l'ho pensato. Io penso che in qualche modo sia servito. Cioè, forse non consapevolmente, ma loro hanno puntato a prendere tutta l'aria, quel 16%
era i movimenti sociali che erano emersi a Genova, perché rappresentavano il 16% in termini elettorali. Vennero annientati lì, c'era la gente terrorizzata, arriva Grillo, il messaggio, vaffa lei, eccetera, eccetera. Fra l'altro Grillo appare, le prime apparizioni di Grillo avvengono a Quarrata. A Quarrata c'è una comunità legata ai cristiano-sociali brasiliani, alla teologia della liberazione storica, dove fanno una marcia della pace ogni novembre, fra l'altro, e Grillo comincia ad emergere in termini politici, ancora non è in due, tre iniziative fatte subito dopo Genova. Quella era la zona dove c'era, dove praticamente si rivedeva tutta la rete di Lilliput, Sì. per intenderci. E quella roba lì è strana, perché poi subito dopo parte tutta la vicenda. Ed è tutta costruita, sembra come costruita Forza Italia, cioè nel senso che c'è già la struttura, i meet-up, eccetera. Prima fai gli amici di Grillo, poi fai quello, fai quell'altro, fai quell'altro. Lì c'è uno studio accurato, cioè non è che stiamo parlando, cioè la Casaleggio Associata non è un gruppetto di nerd di un certo genere, viene dalla, cioè tutto il gruppo viene da quelli che si occupavano delle sicurezze industriali per gruppi come Telecom e Omnitel. Non è che stiamo parlando proprio di gente che senza padri o padroni, per Certo. intenderci. Quindi diciamo che una speranza, ecco, secondo la tua preziosa interpretazione, potrebbe essere quella di avere, diciamo, come i monaci tibetani, qualcuno che si immoli, diciamo, immoli se stesso, la propria vita, la propria esistenza, per il benessere dello Stato, anche la propria, cioè, creare, diciamo, dei politici che abbiano come unico scopo quello di fare il bene dello Stato. Questo Una forse volta c'erano le guerre, capito? Quelle davano pulizia. Cioè, sì. sembrava assurdo. Adesso bisogna trovare un Bisogna creare passaggio. una scuola che crei No, un gente. passaggio catartico in cui c'è una reazione da parte della gente. Il problema è che la gente non ha nessun interesse. Cioè, nel senso che anche tutto il movimento grillino, poi vai a vederlo in piazza, eccetera, sono quattro gatti. C'è questo enorme movimento di opinione di grandi militanti rivoluzionari da tastiera che non è che fanno chissà che, cioè insultano. Cioè, Però sono quelli che si sono ridotti nella loro. il problema è che votano questi poi alla fine. Però lì la questione è che in realtà la politica, cioè la formazione di quadri politici, gente che sappia che cos'è la politica, in termini buoni, cioè io non sto Sono gli parlando. unici che si sono ridotti le competenze e i soldi che prendono in Parlamento, insomma, i loro stipendi, chiamiamoli così, Sì. o perlomeno hanno dato, diciamo, Sì, un'immagine. poi ieri Di Battista gli è sfuggito che piglia ancora 10.000 euro quando ha detto che nel prossimo giro non mi presento, tanto ho guadagnato 10.000 euro al mese. Cioè, poi diciamoci chiaramente: le riduzioni vanno bene, tutto vanno bene, però se tu sventoli delle cose, millanti delle cose, e poi i risultati sono minimali e praticamente hai tagliato un po' di soldi che erano relativi alla gestione della pubblica, ordinaria dei gruppi parlamentari. Io ci ho lavorato 4 anni alla Camera con un gruppo parlamentare in cui prendevamo tutti lo stesso stipendio, dal deputato all'ultimo funzionario che si occupava solo dei fax. Prendevamo tutti lo stesso stipendio, non come questi. Qui ci sono dei consulenti che pigliano 12.000, 13.000, 14.000 euro al mese. Certo. Dentro il gruppo dei 5 Stelle, cioè, parliamoci chiaro, cioè, non è che se è che siamo proprio messi bene bene, cioè, nel senso lì hanno tirato fuori un po' di soldi e hanno rifiutato il rimborso elettorale. Certo. Il Va bene, rimborso allora elettorale, ma non i soldi per le persone, eh. I soldi per le il persone sono rimasti quasi tutti. tempo è tiranno e parlare con Lo so. Pietro Satti significa dimenticarsi che il tempo scorre. Purtroppo dobbiamo ringraziare Pietro per questa sua diciamo, lucida spiegazione di alcuni problemi che in questo momento, in non solo ora, ci stanno attanagliando, e magari chiederemo di poterlo riascoltare non molto lontano, per avere il nostro ospite di nuovo. Lo salutiamo, io ti saluto Pietro perché dobbiamo dare la linea al nostro Massimo Bonella. Il nostro tempo è Grazie, finito, grazie della tua cortese disponibilità e tante belle cose. Buon lavoro, ti grazie. Anche a abbracciamo. te, ciao, ciao, Grazie. ciao a Ciao tutti. Pietro, grazie. Bene, adesso pronto regia? Ecco.
Io darei, se è in linea con noi il Massimo Bonella, darei la linea al nostro Massimo Bonella, editorialista di Pianeta Oggi TV Net per le ultime network. Pronto Massimo? Sì, per le Ti saluto ultime news. intanto, benvenuto fra noi. Sì, buonasera dalla redazione di pianetaoggitv.net. Dunque, le notizie che vi posso anticipare per quanto riguarda l'edizione di Istria Oggi delle 45, innanzitutto ricordiamo il 50° anniversario Istria Nobilissima. Vi ricordo, c'è un calendario naturalmente molto lungo, vi ricordo i due appuntamenti, uno che si terrà a Rovigno, praticamente il 24 novembre, venerdì alle ore 12, poi ancora 50° anniversario Istria Nobilissima, categoria giornalismo, a cura di Lionela Pausini Acquavita, sabato 25 novembre alle ore 10, presso la comunità degli italiani Santorio di Capodistria, che noi conosciamo molto bene, che abbiamo fatto diversi servizi con Pianeta Oggi TV. Allora andiamo avanti con le principali notizie della nostra vicina Istria. Jesolo, formazione per i giovani dirigenti della comunità nazionale italiana. Si è svolto questo fine settimana presso la struttura alberghiera di Regina Mundi, in località Cavallino Tre Porti, a Jesolo, siamo in provincia di Venezia, il corso di leadership progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell'Unione Italiana, tenuto dalla società di formazione OSM di Bologna. Il corso è stato organizzato dall'Unione Italiana, coinvolgendo i giovani delle comunità degli italiani della Croazia e della Slovenia con l'obiettivo di sviluppare e potenziare le loro competenze in ambito professionale, relazionale e di gestione e sviluppo delle risorse umane. Dopodiché vado svelto, Umago e Visignano incontri con le comunità degli italiani, poi ancora a Roma visita del sindaco di Fiume alla società di studi fiumani, poi alcune flash da Abbazia, Buie, città di Capodistria, e quindi andremo a dare un'occhiata anche ad alcuni importanti appuntamenti a Palazzo Manzioli presso la storica cittadina di Isola. Bene, a questo punto alle 19:28 è tutto per le anticipazioni. Noi ci sentiamo alle 45 per il notiziario Istria Oggi, che va in onda qui da Radio Science TV di Treviso in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Dunque la linea torna Massimo, nuovamente a prego, Ugo, a te. grazie Massimo. Prima che tu vada via, una domanda che mi incuriosisce, penso che desti la curiosità anche di qualche nostro ascoltatore. Questo telegiornale che diciamo voi trasmettete per Istria, in quale lingua? Naturalmente, oltre all'italiano, è un telegiornale bilingue? No, 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 lo conduco io in lingua italiana e naturalmente sono notizie che partono proprio dalla nostra regione, potremmo dire veneziana, l'Istria, siamo italiani. Benissimo, ok, grazie. Era una curiosità che volevo così soddisfare. Bene, allora ringraziamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net. Ci Prego. sentiremo alle 22. Grazie Massimo. Ridò la linea al nostro regista Ugo. Ci sei? Ecco, Io ci sono. noi salutiamo gli ascoltatori, diamo appuntamento alle 22 per la nuova ulteriore trasmissione antimafia su antimafia. E cedo la linea a Ugo, nostro. Prego Ugo. Ti ringrazio, Ugo, e io a questo punto non posso far altro che ringraziare il nostro ospite, che i nostri teleradio spettatori di rimanere comunque sintonizzati per il TG dell'Istria e ovviamente ci risentiamo alle ore 22. E con Grazie, questo è arrivederci. tutto. Grazie, arrivederci.